volevo cominciare con una frase che poi spiego in fondo, però, se me lo permettete. Che a volte la realtà supera la fantasia. E questo perché? Perché per me tutto questo era diventata una fantasia, perché non ci credevo di farcela. Anzi, un paio di artisti me l'hanno detto, ma i quali sono arrivati 3 giorni fa, come avete fatto? Beh, io ho fatto in questa maniera, ho fatto. Evento che sembrava a un certo momento impossibile, per questo ho iniziato in quella maniera, e che invece è possibile, è diventato, perché c'è, e c'è in una certa maniera. Ho sentito alcuni non piace, ma non me ne importa assolutamente niente. La fiera della vanità non la critico io, perché sono perfettamente convinto e mi sta bene che l'artista, il pittore, lo scultore, quando fa una mostra personale o collettiva in una galleria, abbia voglia di apparire, abbia voglia di essere conosciuto e abbia voglia anche di vendere. Non è questo l'intendimento di questa mostra, ed era chiaro fin dal titolo, insomma, perché mi sembra ci voglia tanto: artisti a Venezia contro la guerra, il grande canale della pace. Abbastanza semplice da capire. E nella stessa identica maniera la fantasia ha superato la realtà, perché ce l'abbiamo fatta. A qualcuno piacerà di più, a qualcuno piacerà di meno, questo è un problema del tutto personale.